Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video degustabox, vi faccio vedere la scatola ancora chiusa. Come al solito, se non sapete di cosa si tratta, vi invito ad andare a vedere giù nell'info box sotto al video in descrizione perché trovate tutti i riferimenti e il codice sconto. Ma prima, come vi avevo annunciato la volta scorsa, piccola deviazione esoterica. Se non vi interessa questo aspetto, potete andare direttamente al minuto che trovate scritto qui sotto per vedere soltanto l'apertura della box. Questa volta il contenuto della box si associa benissimo con i rituali di connessione con la magia del cioccolato. Civiltà molto antiche come i Maya e gli Aztechi consideravano il cioccolato un alimento sacro. Infatti, spesso veniva usato per svolgere dei rituali, ma proprio la preparazione e il consumo della bevanda a base di cioccolato erano atti considerati carichi di significato simbolico. Addirittura gli sciamani e i sacerdoti di queste antiche civiltà preparavano bevande a base di cioccolato da offrire agli dèi per invocare la loro benedizione. Quindi l'atto di offrire cioccolato era considerato un modo per connettersi con le divinità e per ricevere protezione e abbondanza. Ma non solo, perché il fatto che il cioccolato fosse considerato un alimento capace di creare una connessione con le divinità, quindi di stabilire un legame tra il mondo fisico e il mondo spirituale, faceva sì che venisse offerto anche durante cerimonie che celebravano importanti riti di passaggio, come le nascite, i matrimoni e i funerali. Quindi il cioccolato era considerato a tutti gli effetti un veicolo tra il mondo fisico e il mondo spirituale. Detto questo, passiamo al contenuto della box che, come vi ho anticipato all'inizio, ha dei prodotti anche a base di cioccolato, ma non partirò da questi perché, come al solito, io pesco a caso in base a quello che c'è sopra. E il primo prodotto è invece un prodotto salato che ha in qualche modo a che fare con il pane, un sostituto del pane, perché sto parlando delle sfoglie grampavesi con pepe e lime. Io queste non le avevo ancora viste, ne ho assaggiato un'altra tipologia, di solito sono cose che mi piacciono sempre. Questa non lo so perché contiene il pepe, quindi spero che non sia troppo forte. Se è una cosa leggera potrei apprezzarle, però se il gusto dovesse essere troppo carico di pepe, forse non fa per me. Ma l'unico modo per scoprirlo è assaggiarli. Adesso però passiamo ad un prodotto che invece è a base di cioccolato, perché sto parlando della nocciolata dark, è biologica, in particolare si tratta di 5 monodosi di capsule con nocciole e cacao senza latte. Queste sicuramente sono sfiziosissime, buonissime. Credo che le proverò una mattina a colazione, perché di solito io i dolci li mangio più volentieri a colazione piuttosto che durante il giorno. Però in ogni caso sono sicuramente pratiche anche da portarsi in ufficio oppure a scuola se qualcuno va a scuola o ha figli che vanno a scuola. Adesso io apro la confezione così vediamo una di queste 5 monodosi. Ed ecco qui come si presenta. È una mini capsula, come vedete, fatta così, molto piccola, potete tranquillamente portarvela in giro oppure fare come farò io e gustarla a colazione. Però adesso andiamo avanti perché c'è un altro prodotto goloso, anche se non è a base di cioccolato, e si tratta di liquirizia. Marca Goleador, sono 15 pezzi di liquirizia in questa versione un po' più lunga. Anche questi sono comodissimi da portarsi in giro perché sono monodosi, quindi 15 pezzi separati. Adesso vado avanti con un prodotto che io apprezzo tantissimo. Si tratta di pane a fette. Questo è pane morbido, senza crosta, con proteine. Quindi due fette di questo pane hanno 10 grammi di proteine. In particolare questo ha semi di lino ed è senza latte, marca Pan Piuma. Io non ho l'abitudine di comprare il pane tutti i giorni perché non ne mangio quasi mai. Però quando nella degustabox o comunque quando mi capita di comprare del pane confezionato così, di solito io lo consumo scaldandolo prima un pochino in forno e poi come accompagnamento ad
passo ad un secondo oppure ad un contorno. E mangiato in questo modo io lo apprezzo tantissimo. Oppure al mattino lo faccio tostare leggermente e metto sopra la marmellata. Quindi magari un consumo leggermente diverso da quello che magari fa la maggior parte delle persone, perché di solito questo pane a fette è utilizzato per il classico sandwich o per le tartine, io invece lo utilizzo in quest'altro modo. Ma in ogni caso sono sicura che mi piacerà. Adesso vado avanti con un altro prodotto che invece è a base di cioccolato, anzi in realtà sono due prodotti a base di cioccolato, la classica tavoletta Ritter Sport. Questo, che sicuramente è il mio preferito, è il fondente extra al 70%. Questo a me piace tantissimo, il cioccolato super fondente, io lo adoro. E poi c'è questo che invece vedo è un'edizione limitata, che è cioccolato al pistacchio con pistacchi tostati e salati. Sicuramente sarà buonissimo anche questo, il pistacchio a me piace molto, però il mio preferito è comunque il fondente extra. Poi vado avanti con un prodotto golosissimo, ma che regalerò perché a me invece non piace, la panna spray. È una cosa molto apprezzata in generale anche nella mia famiglia, quindi non sarà difficile trovare un volontario che voglia prenderla e consumarla. Vado avanti con altri due prodotti golosi a base di cioccolato. Quindi è la box del cioccolato questa e non a caso ho scelto di parlarvi della divinazione con il cioccolato. Comunque questi sono prodotti della Lindt e si tratta di Choco Wafer. In questo caso abbiamo cioccolato al latte e nocciole, avvicino in modo che vediate bene il prodotto. E poi invece questo è cioccolato fondente e wafer. Quindi anche questo deve essere buonissimo. Ve li faccio vedere tutte e due insieme. Sono due prodotti golosissimi che sicuramente saranno apprezzati magari come un piccolo dolcetto dopo pranzo o dopo cena. Poi vado avanti con un altro prodotto che volevo assaggiare da tempo, ossia i biscotti delle Tre Marie. Questi sono i morbidi con cioccolato e fave di cacao. E li assaggeremo. Vedo che la confezione è praticamente vuota, nel senso che il prodotto è tutto sul fondo, quindi nonostante sia un pacco di biscotti che sembra enorme, poi probabilmente non ce ne sono tantissimi. È anche vero che però pesano. Quindi un biscotto probabilmente molto sostanzioso perché ha un peso notevole. Volevo vedere quanti grammi, sono 300 grammi, però come vi dicevo, sostanziosi probabilmente. Vado avanti con un prodotto che è misterioso perché è fasciato qui una bottiglia rossa e non ho idea di cosa possa essere. Vediamo subito. Si tratta di un succo di melagrana 100%. Questo sicuramente sarà apprezzatissimo a colazione. Poi vado avanti con l'ultimo prodotto, la pasta di lenticchie rosse. In particolare questi sono sedanini della marca Felicia. Io questi li ho mangiati spesso in passato e devo dire che mi piacciono molto. Io non sono una grande amante della pasta classica, invece questa pasta un po' diversa, un po' particolare, la apprezzo molto di più e quindi ogni tanto li cucino volentieri. Questo era l'ultimo prodotto. Io spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere nei commenti quale prodotto vi ispira di più oppure quale avete già assaggiato e vi piace o al contrario quale non vi piace. Io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.